Il governo non cambia nulla, cambia tanto per gli abruzzesi, e ringrazio i 165.000 abruzzesi che mi hanno riempito di orgoglio, di gioia, di forza, perché con la Lega primo partito in una terra così bella possiamo lavorare tanto e bene, quindi cambierà tanto per gli abruzzesi, però non cambia nulla a livello di governo, non chiedo rimpasti, ministri, sottosegretari, poltrone, si va avanti, c'è un contratto che vogliamo rispettare. Ci sono all'ordine del giorno la legittima difesa, l'autonomia, la riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e quindi si va avanti. Sono contento, sono felice, ma la gioia dura 12 ore perché si comincia a lavorare per l'Abruzzo già da oggi pomeriggio, così come sarò presto in Sardegna, non solo per dare una risposta ai pastori e agli allevatori, ma una splendida terra che la sinistra e il PD ha mal governato per troppi anni. No. Sono elezioni locali che sono importantissime per gli abruzzesi, lo saranno per i sardi, lo saranno per i lucani, però quando io do la mia parola, quando firmo un contratto, quando prendo un impegno con gli italiani, e ci sono ancora tante cose da fare sul fisco, sulle tasse, sulle pensioni, sulla benzina, sulla scuola, sulla giustizia, sull'ambiente, io quel contratto lo onoro fino in fondo, quindi non mi interessano i sondaggi, non mi monto la testa e per me non cambia nulla. C'è il centrodestra che governa bene e da tanti anni, tante regioni e tanti comuni, a livello nazionale abbiamo preso un impegno con gli italiani, siamo solo all'inizio di un percorso, siamo a 8 mesi e penso che il voto alla Lega ci dica andate avanti, perfetto, anzi fate ancora di più e ancora meglio, quindi per me non cambia nulla.